Pronto? C'è un appello. Sì, segretario, l'appello, prego. Funziona questo? Sì, sì. Allora, Ferretti. Presente. Costa. Presente. Baccini. Presente. Borghesi. Presente. Dolci. Presente. Monelli. Presente. Iovinelli. Presente. Orlandi. Presente. Videoconferenza. Ok, Orlandi. Videoconferenza. Tacchini. Presente. Dov'è? Anche lì, videoconferenza. Allora, Tacchini, videoconferenza. Bargiacchi. Assente. Ok. Cecchi. Presente. Pedrini. Presente. Manari. Presente. Ok, videoconferenza. Va bene, sindaco, scrutatori. La nomina degli scrutatori, Borghesi, Dolci e Cecchi. Borghesi, Dolci, Cecchi. Possiamo partire? Primo punto all'ordine del giorno sono le comunicazioni del sindaco. Allora, non ho particolari comunicazioni, mi ha anticipato poc'anzi la Sara Del Barba. Anch'io voglio innanzitutto ringraziare per l'impegno, perché il segretario Marzigliano, diciamo che è all'ultimo consiglio per il comune di Ventasso, perché per fortuna sua forse va in pensione, per cui questa è una fortuna oggigiorno. Io ringrazio personalmente perché da quando ero su in amministrazione a Collagna, per cui è quindi quasi 15 anni che ci conosciamo, lo ringrazio per la professionalità, per l'impegno che ha profuso per il nostro territorio in generale, essendo anche dentro l'Unione, per cui grazie veramente, e ringrazio soprattutto che, nonostante tanti impegni che ha anche questa sera, siccome questo è un argomento dove la memoria storica credo che sia una cosa molto importante, è venuto qui a chiarire questi aspetti che riguardano il punto successivo all'ordine del giorno, per cui un ringraziamento personale e aggiungo questo ringraziamento anche sicuramente quello di Paolo Bargiacchi, quello anche del precedente, ma sarà magari Antonio a ringraziare per l'impegno, per cui grazie ancora. Non ho altre comunicazioni. Sì, io passerei al secondo punto dell'ordine del giorno, per cui l'approvazione di schema di atto di accordo tra l'ASVO Cavalletti, l'ASC Treatro Apennino, i comuni di Casina, Castelnuovo Monti, Carpineti, Toano, Ventasso, Vetto, Villa Minozzo e l'Unione Montana dei Comuni dell'Apennino Reggiano. Prego, segretario, a lei la parola. Allora, come avete visto nella cartella, è un argomento piuttosto complicato. L'accordo è di svariate pagine e si compone anche di tanti allegati. Ma ce l'ho qua. Non... Io provo un attimo a riassumere l'argomento, diciamo, per dare un'idea da dove è nata questa vicenda e come nel tempo si è sviluppata. Ovviamente non parlerò delle singole voci, dei singoli importi, dei prospetti, eccetera. Parlerò in generale. Poi se ci sono dei dubbi sono sempre disponibile a chiarire. Come spiegavo l'altra sera in consiglio a Carpineti, la legge regionale numero 2 del 2003 della regione appunto Emilia Romagna ha stabilito norme per il riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza delle aziende pubbliche di servizi alla persona. Poi sono stati adottati vari atti amministrativi in esecuzione di questa legge qua. Nel nostro distretto, cioè la regione ha molto insistito per avere le ASP sui territori, cioè proprio, insomma, per cui noi abbiamo approvato a livello distrettuale un piano di trasformazione, diciamo nel distretto, approvato dal comitato di distretto,
che prevedeva la, diciamo, l'accorpamento con trasformazione di due IPAB esistenti nel Comune di Carpinetti. Era l'IPAB Don Cavallette, che gestiva strutture per anziane, e l'IPAB Don Beretti, che gestiva attività riguardanti i servizi educativi, scuole. Sostanzialmente erogavano borse di studio a studenti meritevoli, no, eccetera. Queste due IPAB si sono fuse e sono state trasformate in azienda speciale denominata ASP Don Cavalletti. Tutti i comuni hanno deliberato la costituzione di questa ASP. Non solo tutti i comuni, ma all'epoca i comuni, non è come adesso, non c'era Ventasso, quindi i comuni sono stati comuni di Busana, Collagna, Ramiseto, Ligonchio, ma anche l'unione dei comuni dell'Alto Appennino Reggiano. All'epoca c'era sindaco Govi, mi ricordo che ci ha tenuto a entrare in questa azienda. Carpinetti, Casina, Castelnuovo dei Monti, Toano, Vetto e Villa Minozzo. Questi comuni hanno deliberato la costituzione dell'ASP, hanno approvato con delibera consiliare lo statuto e lo schema di convenzione. La giunta regionale, con delibera del 1064 del 2008, ha approvato la costituzione dell'ASP, perché in ultima analisi è la regione che stabilisce se approvare la costituzione di un'ASP o addirittura di estinguerla, come vedremo più avanti. Come dicevo prima, l'attività dell'ASP è la partecipazione degli enti soci è disciplinato dallo statuto, ma soprattutto dalla convenzione. La convenzione è l'accordo tra i soci, dove i soci stabiliscono quali servizi conferire in unione e conferire in azienda, quale patrimonio, e quindi è stabilita anche la divisione delle quote. Per spiegare un attimo come nasce questa azienda, per quale finalità, l'articolo 4 dello statuto prevedeva e prevede, tra le finalità dell'ASP, l'ASP ha come finalità l'organizzazione e l'erogazione di servizi rivolti alla persona in tipologia socio-assistenziali, socio-sanitarie, socio-educative ed educative, secondo le esigenze indicate nella pianificazione locale definita al piano di zona. Quindi sostanzialmente questa azienda nasce come un'azienda pluriservice. In questa azienda potevano essere conferiti più svariati servizi di quella natura. La prima convenzione è stata approvata nel 2008 e all'epoca le quote di partecipazione erano molto diverse da quelle del 2014. C'erano i soci con quote maggioritarie, erano Carpinetti e Castelnuovo dei Monti, avevano più o meno le quote simili. Gli altri avevano delle quote ridotte dovute alla, magari a quote di servizi di carattere distrettuale calcolate al loro capo. Diciamo, le quote venivano definite in base al patrimonio e ai servizi conferiti. Praticamente nel 2000, alla scadenza della convenzione, sì, dopo diventa 0,25. Alla scadenza della prima convenzione nel 2014 questa convenzione è stata rinnovata ed è scaduta, sarebbe scaduta a gennaio 2019. Ovviamente c'era una enorme e diversa partecipazione degli enti soci, perché nel frattempo la famosa ipotesi fondativa di cui vi ho parlato prima, cioè questa azienda che doveva gestire o direttamente o tramite un controllo su altre gestioni, a livello distrettuale questa ipotesi era già tramontata, sostanzialmente c'era rimasto ben poco di servizi conferiti. La scelta su questo distretto è stata altra. Tutti i servizi sono stati accreditati e affidati al privato, quindi a cooperative, e quindi non si è puntato su questa azienda. Nel frattempo la Regione ha emanato una legge sull'accreditamento di questi servizi. Questo nel 2009, quindi capite bene, l'accreditamento nella sostanza ha significato mettere in competizione le aziende pubbliche con le cooperative. Cioè non esiste una competizione di questo tipo, perché i costi di un'azienda pubblica sono completamente diversi dai costi di una cooperativa. Per fare un esempio,
nell'azienda pubblica tutto il costo del personale è regolato dal contratto degli enti locali, dove sostanzialmente le maternità, le 104, le malattie, eccetera, sono pagate dall'ente, non dall'INPS, mentre nelle cooperative queste cose sono pagate dall'INPS. Oppure l'IRAP per le aziende pubbliche è molto più elevato dell'IRAP delle cooperative, cioè quindi è una competizione non tra pari, per intenderci, ecco. Però la Regione ha emanato questa legge sull'accreditamento e con l'accreditamento dei servizi, che diciamo, non è un contratto di appalto, ma un po' si avvicina, la Regione ha introdotto un principio fondamentale, che è quello relativo alla gestione unica e unitaria, quindi la responsabilità gestionale unitaria. Cosa significa questo? Allora, per farla breve, non solo all'ASP Don Cavallette, ma in tutta l'Emilia Romagna, prima le gestioni di queste strutture vedevano dipendenti pubblici affiancati da dipendenti di cooperativa. Era così, era un misto. Non c'era intermediazione di manodopera, perché l'intermediazione di manodopera non c'è tra enti pubblici, e l'ASP è come una pubblica amministrazione, anzi è una pubblica amministrazione. Per cui nella stessa struttura c'erano dipendenti di cooperativa e dipendenti pubblici. Per intendere, sul nostro distretto erano tutti dipendenti di privata assistenza, una cooperativa che adesso non c'è più, però insomma. Con l'accreditamento, quindi nel 2009, la Regione ha preteso la separazione della gestione. Quindi cooperativa sta per conto suo, dipendenti pubblici stanno per conto proprio. Da qui la suddivisione in nuclei. Voi, se guardate, la gestione di questa casa protetta è il nucleo A, che è gestito dall'ASP. Il nucleo B e centro di uno è gestito dalla cooperativa Ancora. Uno dice, ma perché c'è la cooperativa? Per il motivo che ho detto prima. Prima c'era commistione nella gestione, si è dovuto separare, e per separare hanno costituito i due nuclei. Ok? L'ASP, detto ciò, l'ASP fin dall'origine ha avuto delle perdite di gestione, ma anche in altre realtà le ASP sono tutte più o meno in questa condizione, solo che nel nostro distretto, a differenza di altri contesti, non sono mai stati erogati contributi in conto gestione a questa ASP. L'ha fatto il Comune di Carpineti, ma molto tempo fa, e l'ha fatto il Comune di Castelnuovo, poi niente. Mentre in altri contesti, cioè, ci sono contributi da parte degli enti soci con i diversi criteri, non so, una percentuale sul fatturato, la residenza degli ospiti, potrebbe essere un criterio, no? Visto che questa struttura ha natura distrettuale, e ci sono molte persone del Comune del Ventasso che sono lì, no? Come dire, collocati o ricoverati, come si può dire, alloggiati. Ci sono accumulate perdite. Nel 2016 sono state ripianate perdite a 31-12-2014 di circa 400.000 euro. Sono state ripianate con le quote dell'ultima convenzione. Nell'ultima convenzione voi avete uno 0, qualcosa, 0,25, ok? Mentre il Comune di Carpineti ha l'83,93, Castelnuovo, adesso potrei sbagliare, ma comunque alla fine se lei... 99, cioè chi ha pagato pegno per questa roba qua è stato sostanzialmente il Comune di Carpineti, soprattutto, seguito dal Comune di Castelnuovo, in parte. Sì, comunque lì era il momento per prendere una decisione definitiva su questa azienda, cioè verificare se il modello gestionale ASP poteva ancora reggere rispetto ai servizi conferiti, oppure se bisognava scegliere un altro modello.
In verità non è stata fatta alcuna scelta da questo punto di vista. Sono stati fatti vari studi, da Aspro Mondadori. Prima Aspro Mondadori era un noto commercialista di Guastalla, credo, ed era anche presidente di Aspro, nella Aspro persona, adesso non ricordo il nome. Poi è stato fatto un piano finanziario dalla dottoressa Rava. Queste soluzioni, questi primi studi già indicavano l'azienda speciale come modello ottimale per la gestione dei servizi. In ultimo c'è stato uno studio dal dottor Rotondella. Il dottor Rotondella è il responsabile degli affari generali e finanziari dell'ASP Carlo Sartori, è l'ASP di San Polo, insomma ha 250 dipendenti, c'è un ASP con un bilancio consistente. Con lui sono state simulate praticamente tutte le gestioni possibili, il mantenimento dell'ASP così com'è, l'appalto, l'affidamento a cooperativa, l'affidamento del servizio a un'azienda di nuova costituzione, perché per un certo periodo, viste le perplessità del Comune di Castelnuovo rispetto all'affidamento all'ASC, all'azienda speciale costruttiva Teatro Appennino, si è studiata anche questa soluzione qua, e poi l'affidamento di questo servizio all'azienda speciale Teatro Appennino. Dimenticatevi il nome Teatro Appennino, perché sarà cambiato questo nome, quindi no. Da tutti questi studi si evince che la soluzione migliore è quella dell'azienda consortile già esistente. Rispetto all'ipotesi finanziaria prospettata, in questo caso qua l'azienda avrebbe chiuso con un bilancio positivo di circa 12.900 euro, una roba così, e avrebbe potuto pagare un canone d'uso dell'immobile di proprietà al momento dell'ASP per gestire il servizio di circa 50.000 euro all'anno. Questo finalizzato poi alla ristrutturazione dell'immobile di cui adesso dirò. Quindi i primi studi hanno deposto per questa soluzione. Quindi sono state varie assemblee dei soci per discutere di queste soluzioni. Alla fine si è trovato l'accordo su questo schema, appunto, di accordo che è sottoposto alla vostra approvazione. Nella sostanza, cosa prevede questo accordo qua? Prevede il meccanismo di estinzione dell'ASP, ok? E il percorso per l'affidamento di questo servizio in accreditamento all'azienda speciale Teatro Appennino. In sostanza poi questo è. Per l'estinzione sono state accertate le perdite, perché quando estingo un ente devi farti carico di tutto ciò che c'è dentro. Le perdite a 31/12/2021 sono circa 500.000 euro. Nel 2022 il bilancio approvato era garantito nel suo equilibrio finanziario attraverso un contributo di 100.000 euro degli enti soci sulla base di criteri ancora da definire. Nel frattempo lo stiamo vivendo anche nei nostri enti, dappertutto, in sede di riequilibrio si è accertato che i costi sono lievitati, nel senso che l'energia elettrica, il gas, eccetera, anche lì ha picchiato duro. Poi c'è il nuovo contratto degli enti locali, e quindi anche quello un maggior costo dei dipendenti. Per cui il dottor Cristian Rotondelli ha fatto una relazione integrativa e ha detto: guardate, rispetto a quello che ci hanno detto, abbiamo maggiori costi di circa 70.000 euro. Alla fine, visto che stiamo parlando di cifre non ancora definite, perché questo l'abbiamo fatto a giugno del 2022,
i 70.000 euro sono diventati 100.000 euro, per cui sono alla perdita di 500.000 euro si associa una perdita di 200.000 euro. Come si ripiana questa perdita? Sono state proposte varie soluzioni. Quella che è passata è adottare in via convenzionale ancora le vecchie quote, sia pure scadute, della convenzione approvata nel 2014, quindi per voi è sempre quella quota dello 0,25, e quindi ancora una volta è il comune di Carpineti che si prende la quota maggiore, quindi 580, dei 700.000, 587.930, pare l'83,99%, comune di Carpineti. 68,460 pari a 9,78% comune di Castelnuovo, 2,85 comune di Casina pari a 19.950, Ventasso 0,25 1.750 euro, Vetto 2,72 19.040, Villa Minozzo 0,19 1.330, Toano 0,22 1.540. Questo è per l'estinzione, quindi per l'accollo dei debiti dell'ASP. Quindi per quanto riguarda i Ventasso è una cifra, insomma, da poco. Forse ci potevano essere altri criteri, ma è quello che ha deciso l'Assemblea dei Soci, quindi è inutile, cioè, questa è la proposta, prendere o lasciare, insomma, ecco. Poi, detto questo, si andrà avanti con tutti gli atti che sono necessari per procedere all'estinzione, estinzione che appunto deve essere deliberata, come stiamo facendo, da tutti gli enti aderenti all'ASP, e poi è sottoposto all'approvazione della Regione Emilia-Romagna, per cui l'ASP non si estingue, andrà alla fine dell'anno, ci vorrà un po' di tempo, quantomeno alcuni mesi del 2023 se siamo rapidi. L'obiettivo è estinguerla, andare a giugno dell'anno prossimo. Detto questo, come si affida il servizio all'azienda speciale? Ce l'ho ancora per poco, purtroppo finisco. No, perché l'argomento non è dei più interessanti. Come si affida questo servizio all'azienda speciale, Teatro Appennino, in accreditamento? Allora, per evitare ricorsi di vario tipo, l'affidamento, come lo chiamo in house, cioè l'affidamento diretto all'azienda speciale, segue un percorso di verifica dell'economicità di questa soluzione. Da qui tutti quegli allegati che vedete, no? I vari studi, eccetera, sono finalizzati proprio a verificare l'economicità. Dopo, fatto questo, come viene gestito dall'azienda speciale Teatro Appennino questo servizio? Attraverso un istituto che si chiama patrimonio destinato, è una brutta parola però, il patrimonio destinato è un istituto di carattere civilistico mutuato in via analogica qui, significa questo sostanzialmente, c'è un centro di costo che non si confonde con gli altri centri di costo dell'azienda speciale Teatro Appennino, cioè non si confonde con il teatro, con il cinema per intenderci, o con gli altri servizi, ha una sua gestione particolare e ha degli enti che partecipano a questo patrimonio. Gli enti che partecipano sono 5 comuni, non c'è Villa e Toano, non ci stanno, e poi partecipa anche l'Unione Montana, ok? Quindi abbiamo 5 comuni più l'Unione Montana. Questi comuni si sono divisi delle quote rispetto a questo patrimonio, ok? E quindi qui abbiamo, siamo partiti da quelli che spendevano poco, quegli altri sono dovuti accollare tutte le perdite, cioè tutte le quote. Casina 3%, Ventasso 3%, Vetto 4%, Unione 20%, quindi Carpineti Castelnuovo 40, Carpineti Castelnuovo Monti 30. Questo si riferisce a patrimonio destinato gestione del servizio. Quindi, qualora ci fossero delle perdite di gestione oppure degli utili di gestione, no? Vengono decise all'interno di questi soggetti che partecipano a questo patrimonio, ok? Quindi semmai ci dovesse essere delle perdite, mettiamo perdite per 70.000 euro di cui parlavamo prima, Ventasso, i 3% di 70.000 euro, quanto sono?
2.000 euro, ecco, per fare un esempio, ecco. In verità, dopo aver fatto tutti questi studi, no, eccetera, nell'integrazione fatta da Christian Rotondella, rispetto ai maggiori costi di cui ho parlato prima, in verità non è che si diceva che si accollavano agli enti soci, potevano essere finanziati con aumenti delle tariffe, ci potevano essere altri strumenti. Puntualmente la Regione Emilia-Romagna, visti i tempi che si vivono, ha adottato una delibera con cui ha aumentato le tariffe per gli ospiti in casa protetta. 3 euro al giorno per ospite, quindi queste tariffe si applicano da aprile di quest'anno, quindi hanno effetto retroattivo, però a noi interessa soprattutto dal 1 gennaio 2023, perché diciamo il 2022 va ad agevolare la chiusura dell'esercizio 2022. 2023 sostanzialmente questi 3 euro significano quasi 60.000 euro in più di maggiori entrate rispetto a questa gestione, quindi capite bene che le famose perdite, no, si sono quasi annullate. Perché su questo l'Unione Montana ha voluto che nella delibera di approvazione di questo accordo fosse precisato che il famoso 20% che compete dall'Unione dovrà essere reperito all'interno del bilancio dell'Unione, addebitando la spesa ai comuni aderenti sulla base dei criteri successivamente definiti dalla Giunta dell'Unione. Io ci ho fatto aggiungere qualora sia accertata l'insufficienza di risorse nel bilancio medesimo, quindi non è che automaticamente pagano i comuni, paga l'Unione se c'è i soldi in bilancio, però al momento non paga nessuno, perché se i conti sono quelli, no? Poi insomma questa è una gestione, lo vedi poi alla fine giorno per giorno come le cose si evolvono. Un'ultima cosa a proposito del patrimonio destinato e delle future gestioni. Allora, nello studio di Christian Rotondella ci sono due fasi. Una è fino al 2030, cioè fino al momento in cui andranno in pensione tutti i dipendenti dell'ASP Don Cavalletti. Allora, i dipendenti dell'ASP Don Cavalletti, secondo quanto previsto qua, fino a quando non viene estinta l'ASP, andranno in comando all'azienda speciale Teatro Appennini. Al momento dell'estinzione dell'ASP saranno trasferiti all'azienda speciale Teatro Appennini. Allora sarà applicato un contratto di diritto privato, un contratto UNEP, però gli saranno riconosciuti, fino a quando non andranno in pensione, no, il trattamento giuridico ed economico del vecchio contratto. Questo lo prevede la legge, quindi non si possono discriminare i lavoratori. Questo fino al 2030, a mano che passa il periodo, saranno andati in pensione tutti i dipendenti dell'ASP Don Cavalletti. Tenete conto che tra contratto UNEB e contratto enti locali ci sono 6.000 euro di differenza per ogni dipendente. E dal 2031, praticamente la gestione migliora per circa 100.000 euro, cioè praticamente il famoso surplus che consentiva all'azienda di pagare un canone di 50.000 euro diventa di 150.000 euro, ma non è un canone che viene dato al proprietario dell'immobile, sono sempre 50.000 euro che vengono dati al proprietario dell'immobile, che sarà il comune di Carpinetti, perché tutto il patrimonio passerà al comune di Carpinetti in quanto detentore della quasi la totalità delle quote. La differenza potrà essere utilizzata per maggiori oneri di gestione, no? Oppure potrà essere destinata per servizi in campo sociale, no? O sociosanitario. Ecco, questo è il quadro che dovrebbe migliorare dal 2031, anzi sicuramente migliorerà. Per quanto riguarda il servizio, l'azienda speciale Teatro Appennino si avvarrà appunto del personale di azienda di ASP trasferito dopo l'estinzione e del personale di Ancora. Ancora è la cooperativa che gestisce il servizio, il nucleo B di cui abbiamo parlato.
funziona come un cambio di gestione, quindi i dipendenti che lo vorranno verranno trasferiti anch'essi all'azienda speciale Teatro Appennino. Quindi fino al numero di dipendenti necessari per gestire i due nuclei. I due nuclei che però diventano a 60 posti, non più dei 72 posti come ci sono adesso. Si fa un unico nucleo a 60 posti, che è stato studiato essere la soluzione organizzativa ed economica migliore da questo punto di vista. Un unico nucleo a 60 posti, con dipendenti che provengono dall'ASP Don Cavalletti e dalla cooperativa Ancora. Ecco, più o meno mi sembra di aver detto. Poi se ci sono domande sono qua per rispondere. Grazie mille, segretario. E se ci sono interventi, prego. Se ci sono richieste, ecco apposta al dottore per darci delle spiegazioni, poi voglio aggiungere un piccolo passaggio anche. Video? Sì, Bacini, guardiamo se c'è qualcuno anche in video, in call. Allora, prego Bacini, il microfono per piacere, tieni. Perché c'è la registrazione, grazie. Ecco. Prego. Premetto che, insomma, è di difficile comprensione, almeno per il sottoscritto. E quando si parlava delle, diciamo così, eventualmente gli squilibri di gestione in capo all'Unione Montana pari al 20%, dopo però c'è scritto che dovrà essere reperita all'interno del bilancio dell'Unione addebitando la spesa ai comuni. La legge ultima fase. Sì, aderenti sulla base di criteri successivamente definiti dalla Giunta dell'Unione, qualora sia accertata l'insufficienza di risorse nel bilancio. Se non c'è però nel bilancio dell'Unione la possibilità, diciamo così, di contribuire col 20%, oltre al 3% che deve già pagare il comune di Ventasso, si deve assorbire un'altra parte. Potrebbe essere, sì. Potrebbe essere però sempre in parte percentuale, cioè su, sì, sì, ho capito, sulla differenza il 3% del comune di Ventasso. Quindi quella possibilità lì c'è. Voi, ho visto. Voi sapete che l'Unione vive di finanza trasferita. Scusa? Sì. Cioè l'Unione sono i comuni. È un grande handicap. Era meglio. Potete sempre decidere di non aderire. No! Non è un obbligo. Scusa, devi parlare al microfono perché è registrato. Grazie mille. Quel 20% che è in capo all'Unione, qualora diciamo pure non sia bilancio, questa diciamo somma verrebbe divisa per tutti i componenti dell'Unione o solo per quelli che hanno solo quelli che sono indicati? Ok. Ci sono altri interventi? Chiedere una spiegazione perché. No, per tutti i componenti, ho detto. No, perché visto. Ma lì sono per 7. Ritengo, c'è anche con Bill e Toano. Sì, sono per 7. Sì, questa è la domanda. Era appunto quello. Sì, sì. No, è così, così. Volevo chiedere solo un'altra informazione relativamente alla tabella dove è spiegato il canone annuo che è di 50.000 euro e dopo c'è, diciamo così, sempre negli anni dal 2023. Al 2031 e dopo c'è quei 150.000 euro. Volevo capire bene. È stato spiegato, ma non ho. I 150.000 euro provengono dalle economie al 2031 e tutti i dipendenti di ASP saranno andati in pensione. Sì. I dipendenti di ASP hanno il contratto degli enti locali. Sono tutti dipendenti che hanno fatto vari scatti perché hanno una certa età, sono prossimi alla pensione, no? E hanno un costo. Ok? Quindi, siccome la spesa, il 73% della spesa di queste strutture è spesa di personale, capiamo bene che a un certo punto, nel momento in cui non ci saranno più dipendenti, diciamo, con contratto di natura. Si risparmierà sul. Sì, perché. Cioè, ma non è che i lavoratori saranno penalizzati, eccetera. Si risparmierà per quello che dicevo prima, che le malattie saranno pagate dall'INPS, la 104, le maternità,
la stessa IRAP si riduce un po', questo è il motivo per cui ci sono questi risparmi, ecco. Quindi non sarà più azienda speciale Teatro Pennino Reggiano, ma scusami, abbi pazienza. No, perché ne abbiamo parlato tante volte. Allora, guardate, nell'accordo, questo non l'ho detto, ma c'è scritto che una delle cose da fare sarà la modifica dello statuto per introdurre questo concetto di patrimonio destinato. Ne abbiamo già parlato, quando si modificherà lo statuto si modificherà anche per altri aspetti, tra cui il nome. Non si chiamerà più, si toglierà Teatro Appennino, no? E sarà azienda e servizi, che ne so, all'Appennino, quello sicuro. E saranno introdotte magari anche delle altre modifiche allo statuto che saranno poi concordate in unione, come si è detto nelle ultime riunioni, insomma. Ecco. Prego, presidente della municipalità di Covagna, che come sapete presenti, prego. Scrivi tu, io non conosco. Però dovresti avvicinarti al microfono perché viene registrato. Grazie. Oppala. Beh, lo tengo in mano, sì. Allora, io ho cercato di leggere un po' tutti i documenti, tutti gli allegati che ci sono stati inviati. Dunque, a un certo punto, nelle varie analisi economico-finanziarie, allora c'è scritto dunque un contributo a carico dei comuni 50.000 euro. Poi a un certo punto a favore dei comuni 50.000. Mi potrebbe spiegare, no, per favore? No, ma non è così. Ecco, che non, cioè, io non ho capito, ecco, mi sono posta domanda. Come spiegavo prima, la soluzione migliore da questo punto di vista è quella dell'azienda speciale già costituita. Nel piano finanziario fatto dal dottor Cristiano Tondella, perché è la migliore soluzione? Nei prospetti che lei vede è la migliore soluzione perché prevede un attivo nella gestione per l'azienda che andrà a gestire i servizi di 12.000 e qualcosa, no? Quindi chi va a gestire questo servizio comunque ha una gestione in attivo e in più può pagare un canone di gestione al patrimonio destinato sostanzialmente al proprietario dell'immobile. Che il viene comune di Carpinetti, scusi. All'inizio è la stessa ASP fino a quando non è estinta, poi sarà il comune di Carpinetti, che però lo conferirà all'interno del patrimonio destinato che è costituito da più soggetti, non c'è solo il comune di Carpinetti, c'è Carpinetti e gli altri quattro comuni, no? Più l'Unione. Quindi nella sostanza questi soldi vanno al patrimonio destinato sostanzialmente per il comune di Carpinetti, che lo utilizzerà poi, una cosa che ho omesso di dire, che utilizzerà per la ristrutturazione dell'immobile. Voi avete visto che tra i vari allegati che ci sono nell'accordo c'è anche lo studio di fattibilità tecnico-economica per la ristrutturazione e l'efficientamento energetico dell'immobile. Ora sono 3.040.000, cioè una cifra piuttosto considerevole. Chi procederà alla ristrutturazione è il proprietario dell'immobile, che sarà il comune di Carpinetti. L'unico ente che si è dichiarato disponibile a concorrere alla spesa, la spesa dei 3.040.000 sarà coperta per circa 1 milione di euro con il conto energia, col GSE, il resto con un mutuo, cassa depositi e prestiti da parte del comune di Carpinetti. L'unico comune che si è dichiarato solidale con il comune di Carpinetti è il comune di Castelnuovo, che contribuirà con quote ancora da definire, perché non sono definite, alla spesa per degli oneri per ammortamento del mutuo e avrà una quota di patrimonio corrispondente alle risorse che ci mette. Questo è grosso modo il tema dei 50. Non so se sono stato chiaro, ma cioè, il meccanismo è molto semplice. 50.000 euro è il canone che l'azienda che gestirà il servizio dovrà pagare al proprietario.
dell'immobile. Quindi se quando si formerà questa nuova società, non è una nuova società, questa nuova azienda, cioè la nuova azienda che andrà a gestire, no, non è una nuova azienda. L'azienda teatro, tra virgolette, che c'è già, no? L'azienda è già esistente. Quindi, verrà all'azienda viene affidato il servizio. Viene affidato il servizio con l'accreditamento ed è una procedura che l'azienda deve fare e andare alla fine dell'anno, ok? Sì. Nel gestire il servizio, l'azienda lo gestisce attraverso l'istituto di questo benedetto patrimonio destinato. Esatto, che diventa quindi un centro di costo. Sì, è una specie, è un centro di costo, però i soggetti che aderiscono a questo centro di costo, chiamiamolo così, non diventano soci dell'azienda. Okay. I soci dell'azienda sono sempre come Castelnuovo e l'Unione Montana, okay? Partecipano solo alla gestione di questo centro di costo. Quindi il comune di Ventasso, facente parte dell'Unione dei Comuni, è indirettamente socio attraverso l'Unione. Ho capito bene o non ci ho capito bene? Non nulla. È socio attraverso l'Unione, diciamo che l'Unione è composta dai comuni, quindi. È vero che i comuni che partecipano all'Unione indirettamente partecipano però il socio è l'Unione. Sì, ecco. Sì, ho capito. Va bene, d'accordo, grazie. Prego. Altri interventi, altre richieste? Volevo aggiungere. Sì, prego Antonio, prego. Vabbè. Intanto permettetemi di fare una breve premessa per ringraziare e salutare Matteo Marsigliano che per 5 anni ha dato una mano enorme al comune di cui ero sindaco, oltre agli altri comuni che sostanzialmente ha tenuto in piedi l'aspetto della segreteria dei 7 comuni, nella sostanza, anche se di fatto formalmente era coinvolto in 4 di questi 7. Comunque, quindi mi sento in dovere di doverlo salutare, perché poi penso che da novembre andrà a fare dipendente INPS, come sono dipendente INPS io, e quindi probabilmente non avremo più occasioni di incrociarci, almeno in queste vesti, poi magari ci troviamo per altre cose. Detto questo, che sono ringraziamenti doverosi e molto sentiti da parte mia, faccio una brevissima e sarò molto breve. Allora, la prima riunione a cui ho partecipato come sindaco nell'ottobre 2016 fu una riunione fatta a Carpineti sul problema della Don Cavalletti. Eravamo ottobre 2016. Vedo con piacere che finalmente si è arrivati a una definizione dell'annoso problema. Annoso problema che mi ha visto coinvolto in innumerevoli riunioni nei 5 anni che sono rimasto presente nella giunta dell'Unione Montana e fin da subito la mia personale posizione era in accordo con una soluzione di questo tipo, che peraltro era già definita. L'unico documento che non conosco è quello del dottor Rotondella, perché è arrivato dopo, ma tutti gli altri li conoscevo abbastanza bene perché li avevamo sviscerati e discussi a lungo. Quindi io personalmente credo che sia una buona soluzione. Ricordo che inizialmente c'era stata una fiera opposizione dei sindacati, che spero che si siano convinti. In ogni caso io credo che questa sia l'unica soluzione per poter mantenere a sostanzialmente proprietà pubblica una struttura assistenziale in tutta la montagna, perché questa rimane una struttura di proprietà sostanzialmente del pubblico, perché a parte i muri che rimangono di proprietà del comune di Carpineti e del comune di Castelnuovo Monti e dell'Unione, no, i muri sono solo di questi due, giusto Matteo? O c'è anche l'Unione Montana? Sono solo di questi due i muri. La gestione invece, il problema della gestione rimarrà in capo, secondo questo progetto, a 5 enti più l'Unione Montana. Quindi sostanzialmente gli altri 2 enti che non partecipano direttamente, indirettamente, finché rimangono, rimarranno
all'interno dell'Unione Montana saranno anche loro coinvolti, ovviamente in quote differenziate. Per il Comune di Ventaso, visto nel documento, si parla di un 3%, che credo che sia una cifra, una percentuale ampiamente sopportabile da un ente pubblico, anche nella malaugurata ipotesi che la gestione finisca non in pareggio o non in guadagno, ma in perdita, perché ovviamente le perdite verranno divise, appunto come è stato detto, in termini percentuali. Quindi io credo che sia importante mantenere una struttura assistenziale di cui c'è molto bisogno. Struttura assistenziale, tra l'altro, ricordo che l'USL ha dei letti convenzionati, credo il 90% dei letti a disposizione della nuova Don Cavalletti, chiamiamola così, saranno letti convenzionati. Quindi questo vuol dire che gli utenti pagheranno una quota decisamente inferiore rispetto agli utenti che debbono andare in strutture non, senza letti convenzionati. Ricordo per esempio che Cereggio aveva, non so se si è cambiato ultimamente, ma aveva o 4 o 5 letti convenzionati degli 30-32 disponibili. Quindi mi sembra che sia una struttura che va mantenuta a difesa di tutte le persone della montagna che potrebbero avere necessità di andare in una casa protetta nell'ultima parte della propria vita. Insomma, quindi io credo che sia una scelta molto opportuna. Mi pare di aver capito, anzi ho capito, che praticamente gli unici due comuni che non sono interessati a entrare alla gestione sono Toano e Villaminozzo, quindi Ventasso è interessato alla gestione. Questo a me fa molto piacere personalmente, perché condivido in pieno, avendo partecipato negli anni passati alle innumerevoli riunioni preparatorie per arrivare a questo documento. Per cui, per quanto riguarda me, mi pare di aver capito, anche perché conoscevo già la documentazione, tutti i vari aspetti tecnici legati a questi due passaggi. Da un lato estinzione della ASP, dall'altro passaggio alla ASC per quanto riguarda i comuni che vorranno partecipare, che sono i 5 di cui abbiamo detto. Per cui, per quanto riguarda me, l'operazione è assolutamente condivisa. Grazie. Grazie a te, grazie Manari. Ci sono altri interventi? Aggiungo anch'io due cose. Condivido quello che poc'anzi ha detto il dottor Manari. Io mi sono trovato coinvolto in questa cosa da un anno a questa parte. Veramente gli incontri sono stati lunghi, tanti, e capire tutti i passaggi di una storia che ha 15 anni veramente è difficile. Per cui ringrazio ancora Matteo della sua presenza di questa sera, che ha cercato di riassumere quello che è una vicenda molto complicata. Per quanto riguarda il Comune di Ventasso, non è stata una trattativa molto semplice. Capite bene che noi come Comune andiamo ad appianare, per chiudere la ASP Don Cavalletti, uno 0,0%, e chiaramente a noi fa comodo, ma magari per chiudere questo bilancio qualcheduno ha delle percentuali veramente alte. Questo sono scelte fatte in passato, e io sono uno di quelli che ha lottato per dire ok, appianiamo, ma con le percentuali, diciamo, che sono in essere in questo momento. Seconda cosa che abbiamo fatto come amministrazione del Ventasso, oltre che essere convinti di sostenere questo importante progetto, perché veramente, come dice Antonio, è una struttura pubblica a tutti gli effetti di assistenza soprattutto ai nostri anziani, per cui credo che sia doveroso, in quanto tanti ospiti sono del Comune di Ventasso, per cui credo che sia giusto partecipare e contribuire a un servizio che riguarda i nostri anziani. E dobbiamo anche in questo caso, e credo che il Comune di Ventasso abbia dimostrato la volontà di far parte di quelle che sono le strutture comprensoriali di servizio a tutto l'Appennino, a differenza magari di qualcuno che pensa che è l'inizio di sciogliere l'Unione. Questo lo vedremo in futuro, però questa è la dimostrazione che sulle cose reali che riguardano il territorio e la gente del nostro comune siamo presenti. E qui, anche qui, c'è stata fatta una proposta che addirittura a un certo punto il Comune di Ventasso, in base alle presenze, doveva pagare una cifra molto più alta, perché era
vicino al 13%, e in quel caso eravamo in difficoltà. Questo abbiamo dovuto fare diversi incontri con il nostro vice segretario, con diciamo il responsabile dell'ufficio finanziario, e abbiamo trovato una soluzione che sta bene a andare avanti e chiudere questa operazione, che veramente è ora di chiudere, perché dal 2008, correggimi Matteo se sbaglio, ecco, è dal 2008 che si trascina sempre problemi, per cui speriamo che la proposta che andiamo a fare sia apprezzata, e non aggiungo nient'altro. Grazie. Se non ci sono altri interventi, io direi di passare alla votazione. Siete d'accordo, segretario? Se volete che faccio un riassunto finale. Perfetto, sentiamo il riassunto del segretario e dopo andiamo in votazione. Comunque, nella sostanza, l'accordo è lungo, ma le cose sostanzialmente sono 3 o 4. Come abbiamo detto, la prima cosa è l'avvio del procedimento di estinzione dell'ASP. Per inviare tutto alla regione Emilia-Romagna, no? E quindi tra le azioni per arrivare a questo è stato fatto tutto il lavoro sui debiti e crediti, no? Ed è stata rilevata la perdita sostanzialmente di 700.000 euro e sono stati indicati i criteri per il ripiano di questa perdita. Questa è la cosa da cui si parte. Poi il tema dell'affidamento di questo servizio all'azienda speciale Teatro Appennino attraverso il cosiddetto patrimonio destinato. Istituto da inserire nello statuto dell'azienda speciale, quindi è prevista una modifica apposita dello statuto che si accompagnerà ad altre modifiche che saranno proposte in Unione. E qui, mentre nelle perdite di gestione, come Ventasso ha uno 0,25, se non mi ricordo male, che erano le vecchie quote di partecipazione del 2014 a questa azienda, era la somma dei 4 comuni più l'Unione dell'Alta Appennino Reggiana dava quella cifra lì. Nel patrimonio destinato il comune del Ventasso ha una quota del 3%. Poi c'è la quota del 20% dell'Unione, che se non si troveranno risorse in Unione c'è il rischio che venga ripartito tra tutti i comuni dell'Unione, quindi compresi i comuni di Villettoana a questo punto. C'è il tema degli impegni successivi all'estinzione dell'ASP, dove il Comune di Carpineti si impegna a ristrutturare l'immobile con quella cifra di cui ho parlato prima, 3.040.000, con l'apporto del Comune di Castelnuovo nei Monti, nel senso di concorrere alla spesa. No? Alla fine il servizio verrà gestito, il personale per la gestione del servizio, come detto prima, sarà quello trasferito dall'ASP Don Cavalletti all'azienda speciale Teatro Appennino e quello trasferito dalla cooperativa Ancora, sempre all'azienda speciale Teatro Appennino, attraverso dei percorsi normativi specificamente studiati. Ecco, questo è nella sostanza l'accordo. Io aggiungo solamente questa cosa: quando si andrà a discutere, siccome è stato detto anche nel precedente consiglio comunale qui al Ventasso, chiaramente quando riandremo a trattare i vari diciamo servizi gestiti dall'ASC, io l'ho già comunicato diverse volte, sarà una nostra necessità ribadire che le strutture comprensoriali sono diverse, tra cui il palazzetto del ghiaccio, e questo sarà un gruccio che dovremo conquistarci, ma da parte mia e da parte dell'amministrazione ci sarà il massimo impegno per far capire l'importanza che alcune strutture siano veramente viste come strutture comprensoriali. Io non ho nient'altro da aggiungere, prego, io passerei alla votazione. Scusa. Volevo solo annunciare il nostro voto di astensione, non per ovviamente, non vogliamo dare un voto contrario, capiamo anche gli sforzi fatti, però insomma ci sembra una proposta complicata, complessa e fatta anche di molti se e sarà, quindi anche con insomma parecchia incertezza anche da certi
punti di vista, quindi insomma noi siamo propensi a dare un voto di astensione come gruppo. Benissimo, grazie Pedrini. Prego, dopo la dichiarazione io passerei ai voti. Può fare... No, legge l'oggetto. Ah, okay. L'oggetto è l'approvazione dello schema dato di accordo tra ASP Don Cavalletti, l'Aste Atra Pennino, poi comuni di Casina, Castelnuovo Monti, Carpinetti, Toano, Ventasso, Vetto, Villa Minozzo e l'Unione Montana nei comuni dell'Appennino Reggiana. Per cui poi l'articolo 15 L241/90, articolo 5 del DGL 50 del 2016. Per cui se fa l'appello, perché siamo abituati che ognuno fa l'appello con la dichiarazione di voto. Ah, sì. Ah, già, perché ci sono quelli in videoconferenza. C'è ragione. Allora, Ferretti. Favorevole. Costa. Favorevole. Baccini. Favorevole. Borghesi. Favorevole. Dolci. Favorevole. Monelli. Favorevole. Iovinelli. Favorevole. Orlandi. Favorevole. Tacchini. Favorevole. Bargiacchi non c'è. Cecchi. Astenuto. Pedrini. Astenuto. Manari. Favorevole. Ok. Eliminate eseguibilità. Prego per eliminate eseguibilità. Ferretti. Favorevole. Costa. Sì, favorevole. Baccini. Favorevole. Borghesi. Favorevole. Dolci. Favorevole. Onelli. Favorevole. Iovinelli. Favorevole. Orlandi. Favorevole. Tacchini. Favorevole. Cecchi. Favorevole. Pedrini. Favorevole. Manari. Favorevole. Manari. Ok. Direi che abbiamo finito. Alle ore. Sì, prego. Approvato con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 voti a favore. Io direi che alle 21.30 direi chiuso il Consiglio Comunale, per cui ringrazio tutti della vostra disponibilità e ci sentiremo prossimamente. Grazie a tutti e buona serata.